Dirigenti dell'ASL e medici scendono in campo per far capire l'importanza di effettuare la vaccinazione contro l'influenza e anche contro il Covid, vaccini che sono cosomministrabili, come hanno testimoniato direttamente effettuando la vaccinazione al Museo Castromediano di Lecce. Prevenire prima ancora che curarsi, e oggi le vaccinazioni servono proprio a questo. Oggi parliamo dell'antinfluenzale, però abbiamo rilanciato anche il messaggio della covaccinazione. Pare che quest'anno l'influenza sarà ancora più aggressiva, quindi conviene vaccinarsi. Si risparmia moltissimo in termini di risorse pubbliche e costa veramente poco. È assolutamente consigliabile fare l'antinfluenzale e, se possibile, anche in vicinanza o contemporaneamente, come ho fatto io poco fa, con l'anticovid. Il nostro mettere la faccia in questa circostanza vuol dire chiamare la gente ad essere qui, ad essere in questo luogo di cultura, ma con questa prospettiva di voler aderire ad un futuro. Io oggi ho fatto una cosomministrazione di vaccino anti-Covid e di vaccino anti-influenzale. Da sempre le pandemie sono state sconfitte con la vaccinazione. Il messaggio chiaro che viene dato: non abbiate paura, nei bambini si vaccina con l'eptovalente, si tratta di neonati di pochi mesi e non succede assolutamente nulla. Vaccinatevi perché è l'unica arma che abbiamo contro i virus e contro le malattie.